Buongiorno a tutti e ben arrivati alla puntata di Città e Tempo, diretta da Eugenio Costa, casa editrice Montabone di Milano, in collaborazione con il mio progetto e il mio blog Radio Web Fabiana Macaluso. Oggi abbiamo con noi una bravissima attrice, Valeria Di Pace. Ecco a voi la presentazione. Mentre tessi cielo e capelli in un prato, e ti vesti pian piano, prende forma un ricordo. È tornata la bella stagione di sole, ma i tuoi panni non sono più lì ad asciugare. Il rosato ha già messo i primi boccioli, e come me nuove spine per difendersi meglio che la guerra qui. Eccomi qua. Allora, sin da piccoli i genitori dovrebbero comunque insegnare già il rispetto per le donne, già quando si è bambini, quando si cresce, si diventa ragazzi, adolescenti, poi ragazzi, poi adulti. Ricordatevi sempre che la donna deve essere accarezzata, coccolata, dargli sempre tante, tante, sì, coccole. Questa è la cosa più bella che la donna vorrebbe e vuole e desidera. Italiana, ma soprattutto impegnata in questo momento, ecco, in questa battaglia, in questa campagna di sensibilizzazione legata proprio alla violenza contro le donne, questo progetto videofotografico che passa attraverso il messaggio di tante attrici presenti sul territorio, che hanno scopo di aiutare queste donne che non hanno il coraggio di ribellarsi. Ha con sé cosa? E allora vediamo, con molto onore, grazie. La maglietta ufficiale No Violence, proprio che ha disegnato il nostro presidente Michele Simolo. Quindi grazie, perché questo è un segnale forte, la stanno indossando tanti personaggi dello spettacolo. Ieri eravamo a Casa Sanremo con Luisa Corna ed ancora con altri personaggi, hanno sposato il progetto e quindi noi siamo orgogliosi di portare in giro per l'Italia questa campagna di sensibilizzazione. Ovviamente non è soltanto spettacolo, utilizziamo lo stesso come strumento attraverso quelli che sono i centri d'ascolto, attraverso un direttivo composto da professionisti del settore come medici, psicologi, criminologi. Quindi aiutiamo nel concreto queste donne che hanno bisogno di noi, utilizzando ovviamente lo strumento dello spettacolo. Quindi complimenti a Valeria Di Pace. Tutti cantano Sanremo e tutti passano dallo studio di Telenord qui in Via Piave con il nostro Ledwall di Genova Meravigliosa alle spalle. Oggi un ospite di eccezione, l'attrice Valeria Di Pace, volto notissimo di 100 vetrine della fiction squadra mobile di Distretto di Polizia. E poi come non ricordare ad esempio i suoi corti a tema sociale, Alcol Assassino e Woman Respect, senza contare tutta la parte teatrale, ma per ora focalizziamoci sul piccolo schermo e passiamo la parola a Valeria. Ciao a tutti, grazie innanzitutto per avermi invitata e ne sono onorata, grazie davvero. Allora, vogliamo parlare, ditemi voi di cosa vi fa piacere, vi faccia più piacere parlare. Una presenza fissa, la tua casa Sanremo, soprattutto per finalità di impronta sociale e per tutelare le donne. Sì, certo. Iniziamo pure da questo discorso che mi sta molto molto a cuore. Adesso vi La dico. mamma, noi siamo tre brave ragazze, non beviamo. O almeno non come loro. E poi è Giulia che deve stare attenta, perché è lei che guida. Quando si sta in auto, dovete avere gli occhi aperti. Bevete, bevete. Mamma dice che eri ubriaca. Io non voglio sapere se è vero o non è vero. Sì, è vero. Benvenuta Valeria Di Pace. Ciao, ciao a Ci fa tutti.
Ciao, ci fa molto piacere averti con noi, siamo onoratissimi, sia la casa editrice Montabone di Milano, sia la mia radio web, blog, siamo veramente onorati, Valeria, di averti con noi. È un onore per me, grazie. Sono felicissima, grazie Fabiana per l'invito, sono veramente molto onorata e felice. Grazie, Grazie, buongiorno a grazie a tutti. te, soprattutto grazie a te. Allora, cominciamo subito perché il nostro tempo è molto breve, perché comunque non si può andare oltre i 30 minuti, sennò si abbassa appunto l'attenzione del pubblico. Cominciamo a Sì. raccontare Valeria quando era giovane. Come è iniziato Valeria la sua carriera, Valeria di Pace? Ecco, Allora, quando ero proprio ragazzina mi viene in mente, ma proprio tipo alle elementari, alle medie, quando facevamo già le recite e mi mettevano sempre come protagonista, perché ero comunque quella che dava l'anima, il cuore, anche piccolina, comunque in semplici recite che alla fin fine il nostro pubblico era fatto comunque dalle nostre famiglie e nulla di più. E già lì però vedevano qualche cosa, chi mi ci insegnava, vedevano qualche cosa in me, non lo so, io ancora non mi rendevo praticamente ancora conto. Poi sì, ho fatto vari studi, il mio destino forse era quello di entrare in polizia, forse, come vicequestore, e invece no, quello era quello che si pensava, invece no, il mio destino comunque era quello di avere sicuramente una vita più complicata e frenetica, meno sicura, meno facile, sì, però era quello comunque dell'attrice. Lo è sempre stato, forse dentro di me, anche a livello inconscio, e poi Quindi esploso verso hai i miei deciso di 19 anni. studiare all'Accademia del Cinema, giusto? Quindi hai intrapreso Ho appunto questo studiato cinema studio. qua a Roma, considera che io sono di Sanremo, Ok. quindi facevo Sanremo, Roma, Roma, Sanremo, Sanremo, Roma, Roma, Sanremo continuamente. Ho studiato 2 anni qui in Accademia a Roma, ho avuto grandi insegnanti, grandi maestri, Pupi Avati, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Alexis Witte, con cui sono stata anche sul set a lavorare, Sì, lo so, se ne veramente grandi, parleremo grandi poi dopo insegnanti. perché hai fatto veramente tantissime cose, tantissimi cortometraggi, film, teatro, quindi Sì. insomma ne hai da raccontare veramente tante, tante cose. Però io voglio fare subito un quadro della tua situazione perché tu, oltre ad essere un'attrice, sei una donna che lotta contro la violenza delle donne, quindi sei stata ospite anche a Sanremo come madrina perché sei responsabile appunto di una fondazione, giusto contro la violenza. Sì, esatto. Diciamo che nel momento in cui io ancora vivevo a Sanremo, sì, ero responsabile di 3 regioni del nord, tra cui la Liguria, la Lombardia e la Valle d'Aosta. Un progetto che mi è stato sempre proprio dentro il cuore, l'ho sempre vissuto nell'anima, per Certo. cui sì, l'ho sempre portato avanti con grande, grande passione perché ci credo veramente. Ora vorrei, diciamo che sto mettendo delle basi per creare un mio progetto, sempre contro la violenza sulle donne, contro le Bene. donne, pensando anche alle donne con degli handicap, alle donne che non si possono difendere da sole, pensando a mettere palestre, magari gratuite, per comunque dare un po' di autodifesa e quindi un po' di sicurezza comunque alle donne. È questo che vorrei creare in questo mio Molto bene. progetto a Quindi i questo tuoi punto. temi sono sempre sociali, con le donne, per aiuto alle Assolutamente donne. sì, Anche a assolutamente sì. Sì, livello personale, tu vuoi continuare questo filone? Molto interessante. sì. Se poi attiverai qualcosa appunto in questi anni, dicelo, così aiuteremo a Volentieri. sponsorizzare questa tua, questa, questo tuo Grazie. progetto, ovviamente. Io sono con te, sono anch'io un artista, dipingo per le donne contro la violenza, insomma, Meraviglioso. quindi sono veramente a 100 gradi con te. Ecco. Bellissimo, bellissimo. Complimenti. Dunque, adesso cominciamo un po' a parlare di te e della TV. Ecco, tu hai cominciato la tua carriera con cosa esattamente? Con 100 vetrine. Dentro Con 100 vetrine, bravissima. vetrine. Per caso, veramente per caso. Quindi come È stato. comparsa? Sì, mi ricordo che un giorno la mia agenzia di moda di cui facevo parte ci ha portato a 100 vetrine come comparse. E mi sono iscritta come comparsa e mi hanno chiamato il giorno dopo. Sono ritornata a San Giusto Canavese. Da lì ho iniziato a fare la comparsa e poi il casting, quelli addetti al casting, comunque mi hanno in qualche maniera notato. Mi hanno fatto dei provini e ho iniziato ad avere comunque dei piccoli ruoli, comunque a 100 vetrine.
Certo, tutti Per quanti cui ho conosciamo Centro iniziato. Vetrine, girata nella mia città, Torino, quindi insomma. Torino, sì, San Giusto Canavese, bellissimo, un set Molto stupendo, bella, sì. bellissima. E tante serie le facevamo proprio a Torino, sì. Stata una fiction dove tantissimi, anche i miei amici, hanno lavorato, hanno fatto comparse, quindi devo dire, poi è durata veramente tanti anni come fiction, quindi hanno fatto veramente Tantissimi, tantissime puntate. Sono usciti dei grandi tantissimi, talenti sì. da questa fiction fantastica che ho seguito tutto, ovviamente, perché mi piaceva molto anche Bene. a me. Benissimo, ottimo, Poi ottimo. sei stata anche attrice a Distretto di Polizia, con quale mansione? Sempre come comparsa? Oppure hai avuto Ho avuto un ruolo di attrice, nella ruolo di prima attrice? puntata ho avuto un ruolo comunque di attrice, sì. Molto bene. Ero in una scena particolare come segretaria di un avvocato, comunque avevo il mio ruolo ben specifico. E da lì facevo ancora 100 vetrine, sono stata chiamata per Distretto di Polizia e quello è stato un po' il mio, ho detto sì, devo studiare a questo punto. Avevo già fatto degli studi in prima, ho detto adesso devo studiare veramente in maniera seria. È da lì che ho iniziato a studiare, perché ho detto ok, qualcuno vuole che io vada avanti, il destino vuole che io vada Certo, avanti è il tuo e sono andata destino. avanti studiando. Ma poi sei anche molto brava, quindi quando c'è il talento e quando una cosa piace, è giusto continuare, lottare per quello che si ama. E ovviamente sei stata anche poi in altre fiction come Sì, Squadra Squadra Antimobile, Mobile Squadra Mobile, con esatto. Alexis Sweet come regista, che è stato sia mio insegnante che regista in E pratica. che ruolo hai Sì, avuto in questa fiction? lì ero una criminale. Il mio ruolo era quello Quindi di una criminale finita sei alla andata galera un po' praticamente. fuori, ecco, dai tuoi temi, hai fatto qualcosa di diverso, che comunque sono sempre belle Sì. esperienze. Praticamente sì, era un ruolo un po' diverso dal solito, però alla fine era divertente comunque, è stato molto divertente, è stata una Certo. bellissima esperienza anche quella. Anche perché tu hai dichiarato in parecchie interviste che a te piace fare i ruoli drammatici, giusto? Tu sei Sì, un'attrice più predisposta ai ruoli drammatici. Infatti hai avuto assolutamente sì, mi piacciono. un ruolo come protagonista in teatro, giusto? Hai fatto Sì. praticamente proprio non un programma, perché in teatro è una scena, ecco, cioè, se ce ne vuoi Sì, ho parlare. fatto comunque, sì, a teatro sì, parliamo comunque di Uno sguardo dal ponte, di un Bravissimo. dramma molto molto forte di Arthur Miller, ed ero comunque la protagonista, per cui Esatto. sì, piccola parentesi, e quest'autunno ritornerò in teatro qui a Roma, in un ruolo altamente drammatico, di nuovo. Ah, bene, bene, ce ne puoi parlare Diciamo è una notizia che ho avuto ieri, quindi proprio fresca, Allora fresca, fresca. lasciamo un punto interrogativo, l'acquolina in bocca ai Sì. nostri spettatori, così tornerai e ne parlerai. E intanto ne approfitto per Assolutamente sì. salutare appunto il nostro pubblico che ti sta facendo dei complimenti dicendoti che sei Ciao. bellissima, bravissima. C'è il nostro Davide De Grazie. Palma, grandissimo amico che ci segue. E insomma, il nostro pubblico è sempre molto caloroso. Però passiamo anche alla tua vita come cinema. Dunque, tu hai Sì. avuto nel 2011 hai girato giusto un film. Ok? Sì, assolutamente sì, è stato Parlacene. bellissimo perché io sono arrivata a Roma, ho fatto una scelta molto forte nella mia vita. Da Sanremo mi sono trasferita a Roma nel 2000, da un anno e mezzo, 2 anni. Sì, tu adesso stai parlando del 2011 con un film, ho fatto un film horror. Cortometraggio, giusto per non. Cortometraggi, Ecco. cortometraggi sì, perché ho fatto tanto, allora stavo capendo No, 2011 cosa ho parliamo fatto, sì, dei tuoi cortometraggi. cortometraggi, ecco, sì, del Sì, 2011. cortometraggi sì, ho fatto sia ruoli moltamente drammatici, di nuovo, vabbè, il mio destino, dove mi diverto però, mi diverto tantissimo. Molto bene. E ho fatto ruoli di un colonnello della Guardia di Finanza che ha praticamente il cui ex marito era in realtà un delinquente, alla fine l'ho arrestato. È stato molto bello ed è andato anche al Vertical Movie Festival, quel cortometraggio a cui sono molto legata. Ho fatto un cortometraggio, ho girato un cortometraggio con il grande Tonino Zangardi che non c'è più.
Sì, diciamo che ne ho fatti veramente tanti. Adesso aiuto, a quali ti Abbiamo, allora, riferivi in quindi, particolare? qualcuno me li ricordo anch'io, L'ombra oscura nel 2019, poi abbiamo Dove L'ombra sono io nel oscura, dove 2020. io un cortometraggio molto, molto particolare, molto intimo, diciamo, due sorelle che si parlano, ma di cui io ero in coma, per cui in realtà un discorso molto particolare, molto intimo, molto particolare quel cortometraggio, veramente molto particolare, sì, Anche a me mi ha sì. colpito molto, quindi ne ho voluto appunto parlare perché veramente sono tutti molto interessanti, ecco, quindi Sì. E anche solo dal titolo mi intrigavano molto e quindi ho ti voluto dico, che lo l'ultimo incassi. cortometraggio in realtà è di poche settimane fa. Ok, L'ultimo mio cortometraggio risale a poche settimane fa. parlasene pure. La regia di Pierfrancesco Campanella, le Mediterranea Production, è un grandissimo, un bravissimo regista che ringrazio. E in pratica ero la segretaria di uno psichiatra un po' particolare che anche lì era un po' un corto denuncia. Un corto de denuncia di come magari uno psichiatra può creare un certo rapporto con una cliente donna, una paziente donna, e anche lì con abusi, diciamo, tutto sommato. Certo. E quindi è stata una denuncia, diciamo. E adesso più di tanto posso andare perché comunque andrà in multifestival, per cui più di tanto non posso dire, Non ma è puoi stata dire, certo. Tu una di quello che bellissima puoi, esperienza. ovviamente, non Sì, chiediamo è altro. stata una bella esperienza. Molto bene, molto bene. So che hai vinto anche un premio al quale poi ti sei aggiudicato anche la parte come protagonista. Ecco, Sì, esattamente. Ho vinto parlaci un anche di premio. questo premio, ecco, che mi interessa appunto sapere come è avvenuto, cioè se hai partecipato a un concorso, come hai Sì, ottenuto ho il un premio. festival, è un festival praticamente a Roma e proprio un cortometraggio a cui tengo moltissimo, dove sono stata protagonista. Sì, ho vinto come migliore attrice protagonista, è stato un grande onore per me, un onore tutto sommato, Bravissima. più di tutto. Sì, perché comunque dici lavoro, 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 è bello poi quando I qualcuno premi ti sono riconosce anche veramente il lavoro. importanti, ecco, quindi avere Sì. dei riconoscimenti, dei premi per noi artisti, perché mi ci metto anch'io, anche se sono Certo. diversamente artista, sono quelli che poi alla fine ti gratificano e che ti fanno appunto capire che hai fatto e lottato per avere appunto questi grandi riconoscimenti nella vita. Poi tu sei ancora giovane, quindi hai ancora un mondo, una strada davanti a te e quindi farai tantissime altre cose molto, molto belle. Dunque, Grazie. Valeria, so che tu fai anche dei corsi, quindi a me, mi piacerebbe Sì. appunto parlare e invitare appunto chi ci sta Sì. ascoltando, chi ascolterà, e a tutti i giovani, ecco, che sono interessati a intraprendere una carriera come la tua, di seguire i tuoi corsi. Quindi parlaci pure di tutto ciò che stai Certo. facendo. Allora, praticamente faccio corsi individuali, a volte anche in una masterclass, magari con 4-5 persone. E la maggior parte sono proprio individuali, così io penso che un'ora individuale vale come 10 ore quando ci sono in un'aula di tante persone, penso, perché ti dedichi completamente a quella persona, a quell'allievo. Insegno ovviamente recitazione in tutte le sue branche, la dizione, la fonetica, delle tecniche, magari per anche modificare un po' la voce, perché comunque anche i toni di voce per noi sono molto, molto importanti, poterli modificare come vogliamo noi nel momento giusto. Certo. Anche public speaking, che un po' serve anche nella recitazione, comunque il modo di comportarsi, il modo corporeo anche di mettersi in un determinato momento. E sì, sono contentissima di questi corsi. Sono felice quando un nuovo allievo mi scrive in privato e mi dice vorrei, cosa devo fare? E sono felicissima quando mi arriva un messaggio di questo genere. Esattamente dove ti devono seguire per accedere ai tuoi corsi per iscriversi?
Allora, mi possono scrivere privatamente su Facebook piuttosto che su Instagram, piuttosto che su LinkedIn. E poi se non è di Roma la persona, non è un problema, io faccio corse a persone di tutta Italia, ci colleghiamo su Skype, ci mettiamo d'accordo sugli orari, su tutto e facciamo la lezione su Skype. Se poi appena Benissimo. vengono a Roma, quando hanno la possibilità di venire a Roma, ovviamente ci vediamo. Bene, bene. Quindi dai anche appunto l'occasione, l'opportunità di conoscerti di persona a questi ragazzi che vogliono appunto Certo, imparare e ma assolutamente intraprendere. sì, assolutamente sì. Complimenti. Allora seguite Valeria Di Grazie. Pace su Instagram, LinkedIn, Facebook, contattatela per chiunque voglia seguire i suoi corsi. E poi vi metterete Grazie. appunto d'accordo per procedere con le sue lezioni. Valeria, che dire, siamo quasi alla fine perché il tempo vola in una Vola. maniera. Vola, sì. Vorrei che tu, se puoi, vuoi, ecco, dare un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la carriera come la tua, che consigli dai? Cosa potresti proporre, ecco, dare appunto, indirizzarli in qualche maniera, ecco. Sì, allora, sicuramente è importantissimo il talento, la passione, il fare anche sacrifici. Io ho abitato un'intera vita a Sanremo, in una cittadina comunque tranquilla, a dimensione d'uomo. Ad un certo punto, dicembre 2020, mi sono trasferita a Roma, proprio perché possa essere nella capitale del cinema. Ho fatto un sacrificio enorme, una Certo. scelta di vita difficilissima, però anche questo significa non demordere, qualche sacrificio a volte è necessario. E poi il talento è fondamentale, sì, la passione, certo, ma studiare, anche comunque studiare è importantissimo, perché io mi sono accorta che sono veramente cambiata dopo aver studiato, perché mi hanno dato qui quei pensieri, mi hanno proprio dato un qualche cosa in più che senza gli studi comunque non avevo. Per cui è stato per me una grande svolta aver comunque potuto studiare bene la recitazione, la dizione, proprio studiarla bene con Quindi i grandi personaggi. consigli sono studiare, applicarsi, essere tenaci e Non soprattutto demordere. credere, non demordere e credere in quello che si fa, anche se si devono fare Sì. Sì. scelte difficili, ovviamente, perché diciamo tutti, chiunque, anche che non è un artista e vuole intraprendere appunto una carriera importante, qualsiasi sia la carriera, deve sottoporsi a dei sacrifici, perché senza sacrificio non si arriva da nessuna parte. No, Quindi ricordate che messaggio. anche nei momenti bui bisogna non demordere, andare avanti, perché poi la luce ritorna, insomma. Possono esistere Bene. momenti bui, ma la luce torna sempre. Quello penso. Valeria, hai un sogno nel cassetto? Ce lo vuoi esporre? Sì, ovviamente sì, come attrice, arrivare a registi come Sorrentino, come Tornatore, arrivare a questi grandi registi, arrivare a premi veramente importanti, al Davide che abbiamo visto qualche giorno fa, arrivare a premi che comunque con i quali rimani per sempre comunque nel cinema in qualche maniera, il tuo nome rimane lì nel cinema in maniera perpetua, per Molto bene. sempre. Sì, sto lavorando, ci sto lavorando, spero che arrivi Ma questo grande sicuramente, Valeria, momento. arriverai, arriverai, ne sono sicura. Poi ci sentiremo. Spero, ci lavoro. Sicuro, sei una ragazza molto tenace e sono sicura che tutto quello che tu hai nel tuo cassetto si avvererà. Grazie, Io ti davvero. ringrazio, siamo alla fine della puntata e ringrazio il nostro pubblico per essere con noi. Seguite Valeria Di Pace, LinkedIn, Facebook, Instagram, ovunque. Seguite anche tutto su Google, giustamente, perché ci saranno anche degli articoli riguardo Sì, Valeria. Io tanti. ti ringrazio per essere stata con noi e un saluto Ringrazio io. al nostro pubblico e alla prossima puntata. Ciao! Grazie. Ciao. Ciao!